Augusta Turiacco, non ce l'ha fatta, l'insegnante di 55 anni, docente di musica alla scuola Mazzini Gallo, è morta al Policlinico Universitario dove era ricoverata in rianimazione. L'11 marzo scorso, secondo quanto comunicato dall'avvocato Daniela Agnello, aveva assunto il vaccino AstraZeneca al lab in Fiere e, come sottolineato, era in ottime condizioni di salute, in assenza di patologie, allergie e controindicazioni. Dopo la somministrazione la donna aveva accusato febbre alta oltre 39 gradi, aveva raccontato il legale fortissimi mal di testa. La sintomatologia del mal di testa è stata continua e incessante. Il magistrato ha autorizzato l'espianto. Gli unici organi che sono stati donati sono stati i reni e le corne. Tutto il resto del corpo era inutilizzabile ai fini della donazione a causa della devastazione conseguente alla trombosi diffusa.